devo ricominciare, ma non seguirò lo schema che avevo in mente perché non avevo ascoltato Franzinelli. Io avevo incominciato con voi con una preoccupazione, quella di descrivere per un giurista, quale io sono, perché la storia è quello che è. Il giurista è uno studioso dell'ordinamento giuridico che ha, come dire, anche un linguaggio più preciso, più tecnico, che risulterà probabilmente anche meno accattivante, perché per me era fondamentale ed è fondamentale dire che cos'è il potere politico, dare una definizione di potere politico per un giurista non è una, per un costituzionalista, quale poi io sono, è una questione preliminare. Spiegare che la democrazia è esattamente il contrario del dominio del capo che ci è stato raccontato, è come dire poi l'affermazione che va spiegata con alcune coordinate giuridiche, perché della democrazia per esempio si possono fornire e dare diverse letture, e c'è certamente molto spazio per i filosofi, gli idealisti, gli storici, però per un giurista democrazia significa qualcosa di, come dire, più preciso, più pregnante, vorrei dire di più oggettivo, tanto più se negli ordinamenti giuridici facciamo i conti con una legge fondamentale che chiamiamo Costituzione e che dobbiamo spiegare perché è fondamentale, fondamentale rispetto a che cosa. Quindi, come dire, nel tempo che mi è stato concesso, io cercherò di spiegare essenzialmente due cose. Innanzitutto, la circostanza che dell'ordinamento giuridico, ciascuno di noi, è la cosa che stiamo incominciando a fare, dell'ordinamento giuridico, nel contesto ordinamentale, ciascuno di noi, piaccia o non piaccia, fa parte. Ciascuno di noi è destinatario di comandi, di regole, che prescindono dalla volontà di rispettare quelle regole, perché quelle regole si impongono e negli ordinamenti giuridici sono previsti meccanismi reattivi per cui chi non si conforma a regole, anche quelle ritenute ingiuste, subisce una conseguenza negativa. Stavo facendo prima l'esempio di chi vorrebbe aprire un'attività commerciale e deve chiedersi se lo può fare. L'ultima parola che avevo, come dire, speso prima di lasciare la parola a Franzinelli era, insomma, noi possiamo ritenere del tutto, come dire, naturale, non lesivo di nessun altro interesse, di nessun'altra posizione, persino ideale, passare col rosso il 15 di agosto in una località marittima quando non c'è nessuno, perché così facciamo prima. Ma quel comportamento, essendo, come dire, contrario, contrastante con una regola giuridica, può essere, come dire, foriero per noi di una reazione dell'ordinamento. Quindi, ci piaccia o non ci piaccia, noi stiamo dentro una organizzazione autoritativa che chiamiamo Stato, all'interno della quale esistono poteri politici che dettano la linea comportamentale a ciascuno di noi. Utilizzo questa espressione banale. Con la capacità e la forza di come dire, imporre comportamenti agli individui. Probabilmente questo è potere politico. Questo è per me potere politico. L'esercizio di un'autorità che prescinde dalle nostre vite, dalle nostre esperienze individuali e che si impone con la forza anche solo dei fatti, oltre che delle regole. Ora, gli ordinamenti giuridici democratici si muovono entro certe coordinate che sono, come dire, totalmente lontane dalla
organizzazione del potere politico che si è affermato nel nostro paese durante il ventennio fascista, che ci è stato, come dire, raccontato come esperienza di uno Stato totalitario, tutto incentrato sul carisma, sulla leadership, oggi noi diremmo, di chi governava o direttamente o attraverso una serie di figure, di organizzazioni, la collettività, perseguendo persino un sogno, ci è stato detto, persino un sogno del quale ci è stato detto alla fine gli italiani non erano degni. Naturalmente questa visione è una visione diciamo, totalitaria, che si realizza dentro un ordinamento giuridico che ha le sue regole, sono state fatte, si è stato fatto riferimento a una serie di norme approvate, leggi razziali piuttosto che di altro segno, impeditive di certo tipo di propaganda. Noi siamo partiti leggendo alcuni brani che erano esercizio di amministrazione pubblica, quindi quell'ordinamento era un ordinamento che si nutriva di atti normativi, alcuni dei quali noi abbiamo ereditato ancora oggi nell'ordinamento democratico, nell'ordinamento, diciamo così, nel quale siamo collocati, applichiamo norme frutto di scelte imputabili a quel periodo. Perché gli ordinamenti giuridici mica muoiono, vanno avanti, anche se passano i regimi. Gli ordinamenti giuridici nel contesto degli stati conservano, come dire, una loro ineliminabile soggettività. E noi, come dire, facciamo i conti oggi anche con una normativa ritenuta applicabile nonostante l'ordinamento giuridico del nostro paese si muova con coordinate, con precetti, diciamo così, diversi certamente da quelli che abbiamo sentito prima raccontare. Quindi io fisserei due punti di, diciamo, di avvio per lo sviluppo della mia conversazione. A, gli ordinamenti giuridici si trasformano a seguito dell'avvento di fatti e vicende che possono, come dire, persino far sopravvivere regole e norme preesistenti. Secondo punto, gli ordinamenti giuridici democratici presuppongono regole, procedure democratiche. Democratiche fissate naturalmente in modo preciso e puntuale. Un giurista deve saper dire che cos'è la democrazia. Ha un problema in più rispetto al filosofo. Deve dare una definizione. Ed allora, dovendo definire che cos'è la democrazia, io devo dire che devo retroagisco alle due grandi rivoluzioni liberali della fine del Settecento, che riguardano gli Stati Uniti e la Francia. Le grandi rivoluzioni liberali della fine del Settecento, che richiamano gli ideali di illuminismo, sono straordinari momenti di interpretazione di che cos'è una democrazia costituzionale, perché queste rivoluzioni, da queste rivoluzioni scaturiscono atti normativi che sono ancora oggi in vigore in quei contesti. La Costituzione federale nordamericana è la Costituzione della fine del Settecento, la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, che segue ad un evento rivoluzionario, e oggi il decalogo dei diritti per l'ordinamento francese. Sono testi quindi che racchiudono la storia e la vicenda di un popolo, ma che, come dire, vanno avanti e realizzano una certa visione democratica paradigmatica alla quale noi abbiamo provato a rifarci e, come dire, alla quale siamo faticosamente arrivati, arrancando moltissimo con la Costituzione Repubblicana del 48, perché lo dico subito,
l'Italia non è un paese di tradizione democratica. L'Italia ha, come dire, nella sua genetica, nella sua chimica istituzionale, è esattamente quella che ci ha descritto Franz Fidelli e che oggi spiega i tratti affascinanti della personalità di Mussolini. È come dire un riflesso che ciascuno di noi ha. Naturalmente questo riflesso si può in qualche modo controllare attraverso, come dire, la cultura, la storia, quello che, come dire, dal punto di vista dello storico, per cui io qui sono, ripeto, un giurista, ma insomma richiamo una evidente verità. La democrazia in Italia, e qui forse c'è una, come dire, l'unica vera distinzione rispetto a quello che c'è detto Franzinelli, il fascismo non supera la democrazia. La democrazia liberale è niente, non è democrazia. La democrazia, i liberali italiani non hanno elaborato niente. Dal punto di vista della elaborazione di un pensiero politico siamo fermi a Machiavelli. L'Italia ha semmai esportato il fascismo, veniva citata la Spagna, cioè dal punto di vista dell'elaborazione del pensiero politico, noi siamo questi, nella nostra genetica c'è una compulsione autoritaria e leaderistica che è ineliminabile, è genetica, così come gli statunitensi e i francesi possono, come dire, guardare alle loro istituzioni secolari con la tranquillità di chi non le mette in discussione perché non discute quei principi che sono il frutto, come dire, di rivoluzioni vinte, codificate in testi normativi, non in testi etici, vigenti. Allora, che cos'è la democrazia se guardiamo a questi ordinamenti che innovano la storia degli ordinamenti giuridici moderni? Perché il costituzionalismo è una cesura netta. L'Italia è il paese di Beccaria, del diritto romano, del diritto dell'antichità, e noi siamo giustamente, la cura del diritto è una grande palla, cura del diritto, di questo diritto, di come si, come dire, contratta il bene, di come si evidenziano i vizi della cosa. Noi siamo il paese, al massimo arriviamo a rieducare con la pena, ma intanto la pena, come dire, l'abbiamo come categoria in grado di reprimere comportamenti, come dire, delittuosi. Il costituzionalismo presuppone tre cose: diritti non alienabili, inalienabili, della persona, la persona al centro dell'ordinamento, diritti che preesistono all'assetto organizzativo, diritti, badate bene, della persona, diritti che si acquistano in nascita, per il fatto stesso di nascere. Il costituzionalismo si fonda su questo. Se voi leggete, bellissime, le proclamazioni iniziali, non tanto della Costituzione Federale Statunitense, ma di quelle che precedettero, la Costituzione della Virginia, la prima, che, come dire, precede la fase della costruzione di un ordinamento federale, la Costituzione della Virginia è, come dire, ispirata da un sentimento profondo che è dentro quella cultura, è una, come dire, una cultura di fondo che realizza, proprio perché così viva, persino quella che tecnicamente viene chiamata secessione. Gli Stati Uniti d'America nascono con un atto di secessione rispetto alla volontà madre patria, che e il Regno Unito di Gran Bretagna, cioè la culla della democrazia. Loro secedono perché contano poco. Le colonie hanno bisogno di autodeterminazione, di governo proprio, perché avvertono il peso di una distanza non colmata e non colmabile soltanto con il pagamento di dazi e di imposte. Loro vogliono contare, a Westminster non ci sono. Non ci sono, non sono nel Parlamento britannico i rappresentanti delle colonie. È lì dove loro vivono, realizzano un ordinamento giuridico spiegando che gli uomini nascono liberi e che se non sono liberi devono potersene andare rispetto all'ordinamento che li opprime. Diritti della persona. Un governo
che tenda al bene comune, quindi una finalità appunto quasi giusnaturalistica, etica, il governo, come dire, della collettività, della comunità, che deve prevalere per il fatto stesso di essere comunità su chi esercita il potere. L'idea che il potere nasce limitato e che nasce diviso. Il potere non può essere concentrato nelle mani di un solo centro di autorità. Il fascismo non ha niente a che vedere con un ordinamento democratico, minimamente democratico, e certamente un ordinamento totalitario, come in realtà molto flebile era la vocazione democratica dello Stato liberale, perché queste tre cose mancano. Manca l'idea del diritto della persona, diritto della persona, i diritti inalienabili, la vita, la libertà, la sicurezza, persino la ricerca della felicità. Questa cantilena, questo paradigma è del tutto estraneo alla tradizione liberale italiana, altro che fascista. Manca l'idea di un governo che si distacca, un governo comune che si distacca da chi detiene il potere, che deve essere legittimato, investito di un voto politico. Cos'è il Presidente degli Stati Uniti ancora oggi se non un monarca elettivo? Scelto direttamente, e il potere deve essere, come dire, suddiviso, perché l'attività, l'esercizio del potere politico assegna inevitabilmente specifiche funzioni direttamente allo Stato, e queste funzioni sono quelle classiche: la normazione, la regolazione, l'amministrazione, agire nel nome e nel rispetto di quelle regole giuridiche, la giurisdizione, giudici che applicano le norme, che ripristinano il diritto infranto, giudici dai quali si reclama la garanzia dei diritti. Non esiste un diritto se non c'è un giudice, noi diciamo. E questi giudici esercitano un pezzetto di funzione pubblica che non può, come dire, mettere in continuità i giudici con chi produce le norme o chi amministra il bene pubblico sulla base di quelle regole giuridiche. Per cui il costituzionalismo, come dire, non ha niente a che vedere con la tradizione giuridica italiana. Noi diventiamo democratici in senso tecnico con la Costituzione del 1948, la Costituzione repubblicana. Naturalmente, quali sono gli eventi dai quali può scaturire una Costituzione? Perché si arriva ad una Costituzione? Anche oggi è stato ripetuto, forse nell'introduzione di Romano Colombini, Di Maria, se non ricordo bene, è stato detto comunque qui che c'è questa perenne tensione, noi siamo sempre dentro questa idea che dobbiamo riformare la nostra Costituzione perché è inadeguata, figlia di una cultura, come dire, ormai superata. Leggiamo sulle pagine quotidiane da molto tempo di giornali, diciamo, della buona borghesia, politologi come Pane Bianco, come Ernesto della Loggia, Ostellino, che vengono presentati come anche campioni di liberalismo. Nessuno di questi è un giurista. Mi spiace fare, come dire, lo spocchioso, ma come dire, uno deve parlare, come dire, avendo, come dire, sul terreno quantomeno della efficacia della Costituzione, della sua applicazione, delle sue applicazioni, conoscenze qualche misura imporrebbero maggiore prudenza nel liquidare come morta, seppellita, finita la Costituzione in vista di una stagione che o si apre o il paese, come dire, è destinato a fallire. Comunque, insomma, la questione della
perenne ricerca di un assetto giuridico costituzionale più adeguato rispetto a quello che c'è, una questione posta ai massimi livelli, con analisi, ripeto, che costituiscono ormai il patrimonio comune di lettori, come dire, dei borghesi, quelli che, come dire, acquistano non fogli rivoluzionari, ma il Corriere della Sera. Per la verità, un giudizio di questo tipo è un giudizio che forse può avere a che fare appunto con la filosofia, con l'idealismo, con l'ideologismo. Sono convinto che si tratti nei casi di persone che scrivono queste cose, persone di grande sapore culturale, di grande maestria, e certamente anche profondi conoscitori della, per esempio, della sponda liberale, di che cosa è stato. Quello però che non si può negare è che quando si afferma una Costituzione, la Costituzione nasce a seguito di vicende che sono il frutto di rivoluzioni. Non si cambia l'ordine giuridico, come dire, per una trattativa consensuale. Si passa da un regime all'altro, nella storia dei popoli, delle democrazie occidentali, si passa da un regime all'altro attraverso eventi specifici che riguardano le vicende di uno specifico paese. L'Italia arriva alla democrazia costituzionale adeguandosi, come dire, a assetti giuridici costituzionali che naturalmente nascondono, sono il frutto di una forte tensione ideale, solo perché si conclude la seconda guerra mondiale con una sconfitta clamorosa del nostro paese. Il nostro è un paese, come dire, che perde la guerra e, come dire, viene liberato, perlomeno dalla parte, diciamo, meridionale del paese, attraverso un'azione militare e politica di chi era in guerra contro di noi. E il fenomeno resistenziale è un fenomeno naturalmente decisivo, fondamentale, ma minoritario, percepito come minoritario, come del resto è minoritaria anche l'idea che ha nutrito l'unità persino del Regno d'Italia. L'Italia diventa una nazione consentendo l'espansione di un regno satellite della Francia rispetto al resto del paese, che è, a partire dal Lombardo-Veneto, provincia di altra casa regnante. Quindi noi abbiamo, come dire, una genetica debole, una genetica democratica debole, non la si può curare con, come dire, peana a forme innovative che mettono in questione la difficoltà del processo decisionale, perché ci sono due camere, perché il giorno dopo le elezioni dobbiamo avere chiaro chi ha vinto. Queste sono, dal mio punto di vista, balle da politologi, aspirazioni di chi in vitro costruisce modellini. La realtà è molto più pesante. La costruzione di un edificio costituzionale, l'individuazione di un nuovo ordine giuridico fondato su premesse diverse, presuppone eventi che, come dire, stravolgono il passato. E normalmente i rivoluzionari nascono come rivoluzionari e in qualche caso diventano padri della patria. Ora, non comprendere che il nostro paese non deve meravigliarsi perché oggi ci sono tratti affascinanti della personalità di Mussolini, in un paese pieno di partiti guidati da leader che molte volte pagano per poter costruire partiti e consenso. Lo pagano perché ne hanno di danari e lo pagano perché lo ritengono anche etico dal loro punto di vista. Meravigliarsi di questo è, come dire, voler nascondere a se stessi la realtà che banalmente, ma semplicemente, senza, come dire, enfatizzare minimamente i dati storici, io vi ho richiamato all'attenzione. In altri ordinamenti, poi parlerò di quello italiano e prenderò altri 5 minuti per chiudere questo ragionamento, in altri ordinamenti dove davvero si elegge il capo del governo in un contesto
contesto democratico, per come vi ho spiegato, pensate agli Stati Uniti e alla Francia, dove pure c'è un modello di governo semipresidenziale, il capo intanto viene eletto in un contesto sicuramente democratico, non fosse altro che per la vigenza di quei principi, ma quel capo che esercita una dose, diciamo così, di robusta di potere, non lo può fare se non per un lasso di tempo determinato, 2 mandati a casa. Come dire, laddove si elegge, quindi non c'è la forza dirompente di chi arriva al potere, lo conquista militarmente, con artificio, un capo eletto, un capo del governo eletto, che naturalmente non annulla altri organi ugualmente eletti. Obama fa sempre i conti con un congresso molto forte, lo stesso Hollande fa i conti con l'Assemblea nazionale, con un Senato che non necessariamente si muovono in sintonia, quindi al di là di questo pluralismo. Comunque l'idea che il capo eletto, proprio in quanto capo, non può che stare poco al potere, o per un arco di tempo sufficiente a realizzare eventualmente un progetto politico, ma dopo va a casa, è, come dire, applicato in contesti sicuramente democratici. Da noi non abbiamo regole di questo tipo, per la verità non eleggiamo neppure il capo del governo, eppure abbiamo leader politici che guidano i governi del paese, determinano gli assetti di maggioranza per un arco temporale certamente superiore a 14 anni. È evidente a tutti che, come dire, la stabilità della classe politica, la stabilità soprattutto di chi ha leadership importanti, finisce per contrastare questa idea che comunque, quando anche si dovesse investire in un capo chiaramente identificato, quel capo che esercita un pezzetto di potere politico necessariamente, inevitabilmente, deve governare, amministrare per un lasso di tempo preciso, definito. Ora, c'è però un grave problema, e concludo su questo, che riguarda naturalmente la delegittimazione della Costituzione vigente. Io vi racconto, vi ho, per dire, descritto una, diciamo così, vi ho fornito quella che è una banale rappresentazione che cosa debba intendersi per l'ordinamento giuridico che conosce una Costituzione democratica, conseguenza questa non banale, ma notate bene che l'esistenza di una Costituzione democratica e di regole costituzionali condiziona moltissimo l'ordinamento, perché in quell'ordinamento ogni qualvolta si introducano norme nuove o norme, diciamo così, che sono figlie di regimi passati, che contrastano con i principi costituzionali, quelle norme possono essere annullate, sono espunte, esistono meccanismi di garanzia. Ora, non tutto il codice Rocco, naturalmente, è stato abrogato, rimane in piedi quella parte della normativa penale che è stata ritenuta legittima dalla Corte. Non tutte le leggi approvate a maggioranza, anche, come dire, con larga maggioranza, quindi che testimoniano la forte volontà del potere politico di andare in una certa direzione, sono destinati a vivere nell'ordinamento. La Costituzione democratica contempla il controllo di costituzionalità, che noi facciamo tra l'altro con un organo ad hoc che si chiama Corte Costituzionale, che è uno degli istituti di garanzia con i quali bisogna avere confidenza. Chi tra di voi studierà giurisprudenza spesso imparerà. Ma guardate bene che il controllo di costituzionalità, dico questa cosa e poi torno sul problema della legittimazione, il controllo di costituzionalità, cioè l'idea che una legge contrastante con la disposizione costituzionale non possa essere applicata, negli Stati Uniti d'America questa idea è passata, è realizzata dal 1808. In assenza di un'esplicita disposizione costituzionale, perché la Costituzione federale nordamericana non contemplava, i giudici della Corte Suprema, il giudice Marshall,
ha vergato, ha scritto una sentenza nel 1808, quando noi non eravamo neanche Regno d'Italia, quando non avevamo neanche lo Statuto Albertino, questa blanda carta, come dire tutt'altro è, ispirazione aveva che non quella democratica. Ecco, negli Stati Uniti d'America la supremazia della Costituzione rispetto alla normazione e l'idea che la rigidità delle fonti non contempla a maggioranze episodiche che esprimono la volontà della sede politica, non contempla quelle idee che queste maggioranze siano in grado di disattendere i principi costituzionali, è passata da tempo e questo dimostra un certo consolidamento dell'idea democratica. Da noi non soltanto la democrazia è giovane, non soltanto la democrazia è impiantata su uno scheletro traballante.